Vinci. Questo momento davvero eccezionale, diciamo, perché nella sala di Palazzo di Città è arrivata per festeggiare con noi la più grande giocatrice della storia della città. Tu dici, no? Vivi a Palermo, sì. Sei devota a Santa Rosalia, sì. Hai il piacere, no? Vorresti che al Country Club di Palermo, sì, fare qualche cosa, no? Però dici anche che quando torni a Taranto, cioè, il cuore ti scoppia, gli, sì, amici, Robè, cosa manca a Taranto per prendere nel tuo cuore il posto che ha Palermo? No, non manca niente. Io, come hai detto tu, sì, vivo a Palermo da tanto tempo, mi alleno lì, ormai ho tanti amici lì, il mio allenatore di là, il mio preparatore atletico di là, però Taranto è Taranto, cioè per me Taranto è casa e non è un domani, chissà, chissà, può essere che ritornerò qui. Io, per me Taranto è la mia famiglia, io torno poco purtroppo perché sono sempre fuori in giro per i tornei, però quei pochi giorni che torno, oltre a vedere i miei genitori, mio fratello, certo, e tutti i familiari, ma respirare l'aria di Taranto, farsi la passeggiata a Taranto nel centro, non ha prezzo. Secondo te ci potrebbero essere dei presupposti perché Taranto possa pure occupare quel piccolissimo... Beh, è ovvio, perché no? Per ora mi concentro ancora come giocatrice di tennis, cercare sempre di fare del mio meglio, però un domani poi si vedrà. Per ora non ho idea ovviamente di dove andrò a vivere, dove sarò e tutto il resto, certo, però è ovvio che prenderò in considerazione anche Taranto. Tu hai cominciato da piccolo con tuo fratello? Sì. Perché tuo fratello è rimasto scarso? Ma mio fratello era forte, giocava bene, giocavo con lui e poi ha lasciato stare, ora non giochicchia ogni tanto e tutto, però è il mio primo tifoso. Vuoi fare un augurio in dialetto tarantino? Madonna, ai tuoi consigli? Che devo dire? In dialetto tarantino, ma non lo so parlare. Tanti auguri, mi raccomando, ma non ti preoccupare, mangia poco, mi raccomando. Roberta Vinci è sempre stata ed è nel cuore della nostra città, nel cuore di Tarantini. Oggi è il momento di ringraziare Roberta per le emozioni che ci ha fatto vivere, per le emozioni forti che abbiamo provato, per l'orgoglio del suo successo, che è un successo della nostra città. Ed è un esempio, perché noi non festeggiamo semplicemente i suoi brillanti risultati, e lei e la sua famiglia, i suoi allenatori, ma festeggiamo soprattutto il simbolo per i giovani che in questa città ci sono le eccellenze. Rivediamo la nostra connazionale, concittadina, no? Alla quale, diciamo, tributare quello che le è dovuto. Sì, sicuramente una bella iniziativa quella organizzata dall'amministrazione comunale. Oggi possiamo riabbracciare un'amministrazione che riabbraccia la nostra Roberta, che ormai è conosciuta in tutto il mondo, quindi sono questi belli esempi che vogliamo dare anche nella nostra città. Tante volte ci ritroviamo a piangerci addosso, però Roberta è un orgoglio e quindi è giusto e meritato che un'amministrazione appunto possa dare questo riconoscimento a una campionessa come Roberta, appunto, che porta il nome di Taranto, orgogliosamente, bisogna anche precisare questo, in tutto il mondo. Mi domando e dico, può mancare l'assessore allo sport stamattina? Assolutamente no. Nella maniera più assoluta per accogliere... Francesco Cosa. Per accogliere e salutare Roberta Vinci, che alla quale tutti noi cittadini di Taranto siamo grati, ma soprattutto orgogliosi. Ci tengo a sottolineare il fatto che
per noi tarantini, per noi amministratori, Roberta Vinci, oltre a rappresentare una vera e propria campionessa di sport, rappresenta un esempio di vita, un esempio da emulare per i più giovani, ma anche per tutti i cittadini di Taranto, per la sua passione, per lo spirito di sacrificio che ci mette nella sua attività e soprattutto per aver portato il nome della nostra città, della nostra magica città di Taranto, sul tetto del mondo. E quindi a lei va davvero un ringraziamento mio personale a nome di tutto lo sport tarantino. Per noi è sempre una gioia, un onore averla qui a Taranto. Quest'oggi la omaggiamo con questo, diciamo, non titolo, con questo riconoscimento, perché porta Taranto nel mondo e la porta con non con le problematiche, ma con qualcosa di gioioso, ossia lo sport. Bravo. E che lo sport è il fulcro, per comunque il volano per la rinascita della nostra città. Noi stiamo investendo molto anche attraverso dell'impiantistica sportiva, sono pronti due progetti importanti come quello del campo Pietro Iacovone, come quello del campo scuola, che stanno vedendo la partecipazione dei cosiddetti grossi investitori, tipo la Cassa Depositi e Prestiti, che hanno pensato bene di investire anche sul territorio attraverso dei mutui che noi comunque andremo in queste settimane a concludere, all'iter di conclusione. Quindi è difficile, perché per quanto riguarda impiantistica sportiva in tutti i comuni c'è sempre non la massima attenzione, perché comunque le problematiche di una città sono così vaste, così talvolta troppo grosse, e quindi le questioni dello sport vanno sempre a essere risolte in forma secondaria. Pertanto ci sono tante priorità, tipo i servizi sociali, di cui mi sto occupando da qualche settimana. Vedo davvero tantissima gente che non ha anche da mangiare, quindi non ha da dormire, quindi ci sono anche tante priorità, diciamo così. Però grazie anche alla sinergia, al gruppo che si è formato comunque in giunta, no, tra i vari colleghi, abbiamo anche pensato che dopo tanti anni era opportuno investire anche nello sport.